Bentrovati a tutti voi ad un nuovo appuntamento con Cosa succede in città. Spazia dallo sport alla scuola alle infrastrutture il piano triennale delle opere pubbliche che cambierà il volto della città. Ammontano a 70 milioni di euro gli interventi del piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017, di cui 45 a carico del Comune e il resto cofinanziati. Di questi, poco più della metà, 36 milioni, sono sul 2015, tra progettazioni ed avvio dei lavori. La fetta più consistente è costituita dalla scuola, oltre 17 milioni di investimenti in tre anni, e dallo sport, quasi 8 milioni, che si confermano due priorità della Giunta. Il motivo per cui appunto abbiamo lavorato così a lungo, sono tre mesi che stiamo lavorando giornalmente, quotidianamente sul piano degli investimenti, è proprio quello di realizzare non un libro dei sogni, ma un progetto vero, concreto per lo sviluppo della città di Prato. I due progetti di punta della Giunta Comunale rimangono l'interramento della declassata al Soccorso e il progetto di parco urbano nell'ex area dell'Ospedale Vecchio, obiettivi ambiziosi e complessi da realizzare nell'ambito del mandato amministrativo, con il sostegno di finanziamenti statali ed europei. Il sottopasso al Soccorso e il vecchio ospedale, la riqualificazione dell'area del vecchio ospedale, sono operazioni, diciamo, di mandato che contiamo di chiudere entro la fine della legislatura. 10, come era anche previsto precedentemente, anche per l'ipotesi prevista dalla precedente giunta, e quelli restano per il Soccorso, e 6 per l'operazione del vecchio ospedale. Sono le cifre, sono stanziate all'interno del bilancio comunale per portare a termine queste opere. Partendo dal capitolo sport, spiccano gli interventi di più ampio respiro, come il polo acquatico di Via Roma, con la realizzazione della nuova copertura per la piscina e la riqualificazione dello stadio Lungo Bisenzio, con inizio dei lavori in estate per demolire le tribune non a norma e realizzare quelle mobili. Tante le opere per la scuola, a cui è dedicata un'attenzione particolare tra nuove costruzioni, adeguamenti e ampliamenti. Figurano nell'elenco, ad esempio, il completamento e la nuova palestra per la media Don Bosco di Maliseti, la nuova elementare alle Fontanelle, la nuova scuola media di Mezzana e la nuova palestra della scuola di Cafaggio in via Miliotti. Per quanto riguarda la cultura, l'opera più importante è la riqualificazione del centro Pecci e la sistemazione degli spazi esterni, già in corso, per 3 milioni e mezzo di euro, di cui 2 finanziati con fondi europei e regionali. Vi sono però anche la realizzazione del nuovo ingresso a Palazzo Pretorio al piano terra e la sistemazione del Palazzo Valentini sopra al Caffè delle Logge per ospitarvi mostre temporanee. Il piano fondamentalmente si divide in due grandi categorie: i grandi interventi anche architettonici di grande rilevanza, come possono essere il Pecci o anche il nuovo ingresso del Palazzo Pretorio. Accanto a questo ci sono tutta una serie di interventi invece che vanno a lavorare sulle frazioni, che come sapete è uno dei grandi temi su cui questa amministrazione vuole spendere la sua azione e anche le risorse, e quindi interventi che vanno ad esempio al recupero e alla rifunzionalizzazione degli spazi pubblici al Macro Lotto Zero, piuttosto che gli interventi denominati il progetto delle 100 piazze, che vanno quindi a creare luoghi pubblici nelle frazioni o la realizzazione di nuovi parchi. Tanti gli interventi anche per il centro storico, con un'importante novità: 1 milione di euro spalmato su 3 anni sarà dedicato alla pedonalizzazione della porzione da Piazza Duomo a Corso Mazzoni e Piazza del Comune, con nuovi elementi di arredo urbano. Nella qualità è più difficile si annidi il degrado e che si crea un terreno fertile anche per l'insicurezza e per la delinquenza. Quindi su questo ne continuiamo, abbiamo intenzione nel centro storico soprattutto di fare dell'arredo urbano e una creazione di una piccola apola, abbiamo sempre detto, partendo da Piazza del Duomo. E nelle periferie anche di creare degli spazi di socialità, che sono le piazze o dei giardini, che siano riconoscibili. Non mancherà l'attenzione alla cura del quotidiano e delle periferie, dalle potature degli alberi ai giardini e alla riasfaltatura delle strade.
Buona alimentazione significa sapere cosa finisce sulle nostre tavole e anche da dove arrivano le sementi e come vengono coltivate. Tutelare la sicurezza alimentare è un lavoro di squadra. Dalla produzione fino al consumo, i controlli devono essere rigorosi e affiancati anche da una sana educazione alimentare. Per questo il Comune di Prato ha deciso di aderire, unico ente in Italia, alla Giornata Mondiale della Salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dedicata nell'anno dell'Expo proprio al tema sicurezza e alimentazione. ASL, dietisti e forze dell'ordine si sono confrontati sulla salute a tavola e sui rischi che possono nascondersi dietro ogni alimento in relazione ad origine, concimi chimici e irrigazione. Un argomento di stringente attualità a Prato per l'emblematico fenomeno delle coltivazioni gestite da cinesi che si stanno diffondendo a macchia d'olio. Proprio a garanzia di ciò che finisce sulle nostre tavole, il Corpo Forestale dello Stato, durante il convegno, ha annunciato controlli interforze anche negli orti cinesi, come avviene nei pronto moda. Il problema, infatti, non è rappresentato solo dall'origine dei semi, provenienti da paesi con regole diverse su OGM e altri trattamenti e contaminazioni, o dalle modalità di coltivazione, tra cui l'irrigazione con acque inquinate, ma anche da altri aspetti come la regolarità dei lavoratori impiegati, lo smaltimento dei rifiuti e i dormitori nelle serre. Il controllo è stato fatto già da molti anni, vengono fatti i controlli periodicamente. Considerato il risalto che ha avuto questa problematica, nei giorni prossimi inizieremo un monitoraggio per cercare di avere una quantificazione del fenomeno, sapere qual è l'entità effettiva al di là dei numeri che si sentono, che non sempre, di cui non sappiamo bene l'origine. E dopodiché cercheremo di fare dei controlli in sinergia con le altre forze di polizia, perché l'illegalità non viene mai isolata, no? La problematica della sicurezza nell'uso di questi semi è sicuramente importante, ma al contorno ci sono tante altre, spesso si riscontrano tante altre irregolarità. Per arginare il fenomeno, il Comune ha fatto la sua parte con la modifica del regolamento per il commercio ambulante, già in vigore, che impone le stesse regole per tutti. Era stato forse sottaciuto o passato inosservato un altro aspetto che è molto importante, è che invece il fatto che i produttori sono alla stessa stregua degli ambulanti. Nel Comune di Prato ci sono delle piazzole adatte a questo, non è che tutti possono mettersi a vendere prodotti nei propri orti o nel proprio pezzo di terra, in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. È possibile, ma dopo 15 minuti se ne devono andare. Con questo è tutto per oggi, grazie della vostra attenzione e vi lascio alla nostra rubrica degli appuntamenti per il fine settimana. Arrivederci! Sabato 11 aprile, Terra di Prato, Mercato dei produttori agricoli o della filiera corta, Piazza del Mercato Nuovo, intera giornata. Sabato 11 aprile, l'ora del concerto, Scuola di Musica Giuseppe Verdi, via Santa Trinita 2, dalle 17, ingresso libero. Domenica 12 aprile, Fierucola delle Bigonge, dalle 9 alle 19, piazza Santa Maria in Castello, Sant'Antonino e Buonamici. Domenica 12 aprile, Fiera del Libro, Piazza Lippi, intera giornata.